Ciao a tutte ragazze, benvenute nel mio canale. Oggi vi voglio fare una piccola recensione di un negozietto che si chiama Teddy, che al momento si trova soltanto nelle regioni nel nord dell'Italia, proviene dalla Germania e ha dei prodotti veramente validi e che costano anche, secondo me, non tantissimo. Allora, volevo partire da questo prodotto pelliccioso che io di solito uso per fare delle rifiniture nei colli o anche dei pompon o delle rifiniture, diciamo, a fondo lavoro. Diciamo che è abbastanza spesso, come vedete. Io l'ho presa nella tonalità, come vedete qua, lilla, bianco e nero. Veramente belli. Allora, questo prodotto si chiama Kiruna. Sono 50 grammi e 26 metri, comunque rende molto, costa 3,50 euro per l'Italia, va usato indicativamente i ferri numero 7 e l'uncinetto numero 8. Diciamo che è molto morbido, veramente, io lo consiglio tantissimo, io l'ho già usato ancora e mi trovo veramente bene. Poi come qualità di filo vi volevo presentare questo, che è un prodotto che si chiama Mapina. Vediamo, Mapina, ok, in queste tonalità fluo, sono bellissimi, io li adoro. Questi costano 1 euro ciascuno. Dentro ci sono 50 grammi e 195 metri, sono veramente bellissimi, è un filato comunque di cotone e comunque qua sarà un misto, sì, un poliacrilico, però quando lo toccate sembra proprio cotone, è sottile, questo va fatto per dei lavori molto fini, è stupendo, è veramente bello. Qui l'uncinetto numero del 2,75 e anche per i ferri. Io lo trovo adorabile, veramente bellissimo questo filato, è sottile però neanche tanto, secondo me si lavora tranquillamente anche con un 3. Poi ho trovato questo colore che ci sono veramente tantissime tonalità, allora questo si lavora benissimo perché ha una composizione molto particolare, diciamo che è come un cordoncino, non si capisce, sembra un cordoncino. Allora, questo costa 1,75 euro per l'Italia, si chiama Summer Basic, sono 50 grammi per 130 metri, l'uncinetto è del 6 mentre i ferri è del 5. Io userei anche qualcosa di meno perché sinceramente il filato si può lavorare benissimo anche con un 4. Comunque ognuno dipende dalla mano che ha. Questo è 50% cotone e 50% poliacrilico. Infatti è un filato bellissimo anche da lavorare, ragazze. Questo è stupendo. Veramente consigliato. Poi vi faccio vedere questo filato particolare che ho trovato, che si chiama Cotton Candy. Sono 50 grammi per 122 metri, sempre 1,75 euro, l'uncinetto numero 4, i ferri numero 3, veramente straordinario, come lo mettete in mano è una nuvola di morbidezza, ragazzi, è un filato, questo è un rosa pastellato, è un filato che vedete ha dei pelucchini, ma è straordinariamente morbido, questo è meraviglioso per fare dei maglioncini o dei scaldacollo o delle stole, perché veramente a contatto con la pelle questo è meraviglioso, veramente straordinario. Poi vi voglio far vedere che io ho già fatto un maglioncino con il Shimmer and Shine, stupendo anche questo filato perché, come vedete, ha dentro delle pagliuzze di metallo, bellissimo, è filo lamé, tono su tono, quindi il grigio ci avrà il grigio, il bianco avrà il bianco, il verde avrà il verde, il fucsia avrà il fucsia. Sul canale trovate la maglia orchidea fatto con questo filato, 50 grammi per 88 metri,
1,75 euro, come vedete, per l'Italia. L'uncinetto e i ferri numero 5. Va benissimo il 5, perfetto. Anche il 6 se lo volete molto morbido. Stupendo anche questo filato. Diciamo che io approssimativamente ce l'ho fatta, e posso sempre abbinare comunque dei filati del genere, giusto per farvi vedere, perché comunque sono morbidissimi. Se si vuole dare un tocco, diciamo, di follia, va benissimo questo colorato qua. Cioè, secondo me gli abbinamenti si possono fare veramente in tantissimi modi, perché questo è pelliccioso col pelliccioso, questo è, diciamo, con questo sberluccichio e, diciamo, questo ha la tonalità morbida. Si possono fare tantissimi lavori di tantissimi generi. Io sul canale vi farò vedere alcune cosettine e, insomma, intanto nel frattempo ci siamo sentiti, vi ho fatto vedere qualche cosa. Io vi saluto. E vi do un abbraccio grandissimo a tutti e ci vediamo sul prossimo video. Ciao!